Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattina in Salute. Oggi parliamo di colon irritabile, lo facciamo con la dottoressa Federica Benini, gastroenterologa della SST Ospedali Civili di Brescia e presso il poliambulatorio PTC di Brescia. Bentrovata dottoressa. Buongiorno, bentrovati a tutti. Abbiamo detto parliamo di colon irritabile, della sindrome del colon irritabile. Cosa si intende per quando parliamo di colon irritabile? Allora, il colon irritabile è una sindrome che colpisce il tratto gastrointestinale, è una sindrome molto frequente nella popolazione, caratterizzata da dei disturbi abbastanza comuni ad altre patologie anche, quali il dolore addominale, l'alterazione nella frequenza delle evacuazioni piuttosto che nell'alterazione della consistenza delle evacuazioni. Ed è un disturbo per l'appunto che è caratterizzato dalla periodicità, cioè dal fatto che la sintomatologia tende a ripresentarsi. I disturbi, infatti, come dicevo, possono essere comuni anche ad altre malattie del tratto gastrointestinale, però per poter sospettare questa malattia, in primo luogo, la prima caratteristica deve essere proprio quella che dicevo della periodicità. Cioè una persona tende a lamentare più volte disturbi. Quando lei mi parla di periodicità, cosa intende? Cioè intende che si ripresentano magari in certi momenti in modo molto persistente, dopo questi sintomi affievoliscono, poi ritornano. Ci sono dei tempi che possono suggerirci? Sì, tanto che per sospettare per l'appunto questa malattia noi abbiamo le classiche linee guida, cioè queste linee che ci danno delle indicazioni. E in base alle linee guida, per l'appunto, per sospettare, per far diagnosi di malattia da colon irritabile, al di là di altre caratteristiche, per l'appunto, come disturbi o l'esito di eventuali accertamenti, c'è la periodicità. Quindi si stabilisce che una persona deve avere questi disturbi in media almeno una volta a settimana per un periodo superiore almeno a 3 mesi. E deve aver avuto l'inizio, l'esordio della sintomatologia almeno nei 6 mesi antecedenti. Quindi questo discorso della periodicità nella sindrome del colon irritabile è un discorso molto importante, perché la persona che è affetta da questo problema tipicamente non ha disturbi tutti i giorni, ma può avere dei giorni buoni, possiamo definirli in questo modo, in cui è totalmente priva da qualsiasi disturbo, a dei giorni invece in cui è provata dalla presenza di questi disturbi per l'appunto. Per disturbi possiamo intendere sia diarrea che stipsi, cioè entrambi questi disturbi possono farci pensare a un colon irritabile in diverso modo, con meccanismi differenti, però comunque possono sempre riguardare il colon irritabile, esatto, dottoressa? Esatto, sì, assolutamente sì. I sintomi cardine di questa malattia quali sono? Sono il dolore addominale, spesso frequentemente la sensazione di distensione addominale, di gonfiore addominale, l'alterazione della frequenza con cui ci si scarica, quindi come giustamente mi chiede lei, sia in senso diarroico sia in senso stipsi, quindi sia un rallentamento sia un'accelerazione della motilità intestinale, oppure banalmente come variazione nella consistenza delle feci. Questo perché le manifestazioni per l'appunto non sono mai uguali da persona a persona. Un'altra manifestazione molto frequente è l'urgenza, la necessità di evacuare in tempi molto rapidi. Quindi sono tutti sintomi questi che impattano sulla qualità di vita di una persona affetta da questo disturbo, perché per l'appunto hanno un'insorgenza abbastanza imprevedibile. E non ci sono sempre delle cause, no? Allora. E non si riesce sempre a trovare quali sono le cause di questo problema, oppure dell'evacuazione piuttosto che del modo irregolare di evacuare. È così, quindi forse questa è anche la difficoltà. Sì, questa è la difficoltà, perché fino a pochi anni fa era stata un po' una patologia negletta questa. Si diceva che la persona era un pochettino una persona affetta da questo disturbo, era una persona un po' nervosa e si chiudeva il tutto in questo modo. In realtà si è visto che le cose sono molto molto più complesse in realtà.
E il meccanismo grazie al quale si instaura questa malattia ancora non è noto, ma si è visto che sono meccanismi abbastanza complessi. Questo perché lo dico? Perché più si conoscono i meccanismi alla base dell'insorgenza di questa malattia, più si capiscono anche quelli che possono essere quelli che noi chiamiamo i fattori trigger, cioè dei fattori che possono scatenare in pieno benessere l'insorgenza dei disturbi. Ad esempio, tipico, poi vedremo, è il discorso dello stato emotivo. Lo stato emotivo può influenzare la funzionalità dell'intestino. L'intestino, infatti, banalmente viene da sempre definito il secondo cervello. Questo perché? Perché c'è un'interazione molto stretta tra cervello ed intestino. E tra l'altro, spesso quando magari si dice a una persona magari sei troppo emotivo e quindi il tuo intestino funziona così, in realtà la persona pensa è tutto stress, è tutto... Ma c'è una correlazione importante, c'è una scientifica? Assolutamente. Quello che si è visto è che la sindrome del colon irritabile alla base ha una disregolazione di questo asse intestino-cervello, cioè c'è un'alterazione nella ricezione di determinati segnali viscerali da parte dell'intestino. È una disregolazione, come viene ricevuta a livello di alcune aree cerebrali. Su questa disregolazione intervengono anche, perché la modulano, dei fattori emotivi, emozionali, cognitivi. Quindi, al di là di questa patologia, è normale che in determinate situazioni, sotto stress, una persona alteri il modo in cui si scarica. Sotto stress, tipicamente, la persona tende a scaricarsi più frequentemente. In questa patologia è stato visto che c'è un'alterazione di attivazione del sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo è il sistema nervoso che non è sotto il nostro diretto comando volontario, ma che regola la motilità dell'intestino. Che cosa si è visto? Che in chi soffre di sindrome intestino irritabile, talvolta è più attiva una parte che si chiama simpatico, piuttosto che l'altra che si chiama parasimpatico. Quindi è stato visto dal punto di vista scientifico che c'è una disregolazione anche di questi due sistemi che regolano entrambi la motilità del nostro tratto gastrointestinale. Così come è molto interessante, noi sappiamo che sotto stress, al di là di questa patologia, quando una persona è sotto un periodo stressante, la riduzione di un nervo, di attività di un nervo, si chiama nervo vago, viene ridotta. E questo può essere uno stimolo trigger nello svilupparsi di questa malattia. Questo quindi... Il fattore emotivo in questa malattia è molto importante, perché può essere la causa ma può essere anche la conseguenza, perché una persona che periodicamente lamenta disturbi può avere come conseguenza di questo continuo non star bene, può sviluppare una sindrome depressiva per proprio come conseguenza della qualità di vita un po' persa, ecco. Anche perché spesso quando pensiamo alle malattie, pensiamo, ci preoccupano quelle malattie gravi, no? Quelle che possono mettere in pericolo la nostra vita, piuttosto che... La sindrome del colon irritabile non è una malattia che, almeno poi mi correggerà se sbaglio, porta delle gravissime conseguenze dal punto di vista della salute. Ma in realtà il disagio quotidiano, il disagio psichico, insomma, è importante, perché comunque è invalidante nella quotidianità quando magari si riscontrano periodi molto difficili da superare. Quindi spesso appunto vengono sottovalutati dei sintomi, ma in realtà è bene approfondire proprio per migliorare la qualità della vita. Perché una problematica di questo tipo può influire sulla qualità della vita di ognuno di noi. Assolutamente, questa malattia, proprio per le sue caratteristiche, tende a limitare molto la socialità delle persone. Le persone hanno paura di incontrarsi con amici, con conoscenti, di uscire a cena, perché hanno paura di dire no, non me la sento di mangiare questo, per il timore che si scateni la sintomatologia. Quindi limitano molto la loro socialità, e qui entra una spirale che poi ovviamente la paura alimenta paura e la socialità, e siccome è anche emotivo, cioè diventa un ciclo. Esatto, un ciclo. Tenga presente che è stato stimato uno studio negli Stati Uniti, evidenziato oltretutto
che in termini economici questa malattia impatta tantissimo, perché negli Stati Uniti in un anno il costo diretto ed indiretto di questa malattia varia tra 1,5 e 10 bilioni di dollari all'anno in termini di giornate di lavoro perse e in termini di accertamenti effettuati. Proprio perché la persona che è affetta da questa malattia spesso non si accontenta del primo parere sentito, ma tende anche a sentire altri medici, altri specialisti, comincia col medico in medicina generale, poi passa uno specialista, perché... E questo forse, dottoressa, perdoni se la interrompo, forse perché appunto si fa fatica ad accettare che è una problematica con la quale dobbiamo saper convivere. Esatto. Poi capiremo anche in che modo farlo, però forse il problema principale di molte persone è anche quello, cioè non capire dov'è veramente la causa e magari non accontentarsi, termine, è una sindrome del colon irritabile, lo stato emotivo piuttosto che altre situazioni, ma in realtà è molto più serio il problema proprio nella gestione. Assolutamente sì, sono d'accordo. Questo è un problema molto serio, per l'appunto, perché impatta sulla vita delle persone, della società. Queste persone poi si sentono spesso un po' abbandonate, perché nel momento in cui fanno gli accertamenti si sentono dire è tutto a posto, gli esami vanno bene, non c'è nulla che non vada bene, però loro stanno male e dicono come mai? Quindi poi ovviamente, come dicevo prima, il meccanismo patogenetico, cioè il meccanismo di base che regola l'instaurarsi di questa malattia, non è ancora ben definito, ben chiarito. Quindi anche gli approcci terapeutici, è difficile oggigiorno trovare subito al primo colpo una terapia che vada immediatamente bene. Quindi quella di queste persone è un po' una storia che si sviluppa nell'arco del tempo e loro stesse imparano poi pian pianino a gestire l'evoluzione dei loro disturbi, la gestione dei disturbi nei momenti in cui compaiono acutamente. Prima di passare appunto all'iter diagnostico piuttosto che a come controllare questa sindrome, le chiedo che differenza c'è tra la sindrome del colon irritabile e un'infiammazione cronica? Allora, bellissima domanda questa, perché allora possiamo parlare innanzitutto di due malattie totalmente diverse, nel senso che ci sono anche delle sindromi, delle malattie che colpiscono il tratto gastrointestinale, che sono caratterizzate per l'appunto dall'infiammazione cronica del tratto gastrointestinale. Si chiamano rettocolite ulcerosa e malattia di Crohn. Queste malattie hanno una patogenesi, cioè quindi un meccanismo di insorgenza totalmente differente, e hanno come base l'infiammazione della mucosa del colon nella colite ulcerosa, piuttosto che di tutta la parete dell'ansa intestinale a livello della malattia di Crohn. Hanno evoluzioni totalmente diverse, perché in questa malattia l'infiammazione non curata evolve e può causare problemi di salute molto molto seri, quindi questo discorso. In realtà quello che si è visto comunque nella sindrome del colon irritabile è che un po' di infiammazione della mucosa in alcuni casi tende ad esserci. Il perché ci sia ancora non è ben chiaro, forse la disbiosi, in una percentuale di casi si è visto che vecchie infezioni di virus, batteri, parassiti possono scatenarla, non è assolutamente però paragonabile alla infiammazione della mucosa della malattia di Crohn o della rettocolite ulcerosa. Però comunque è stato visto che anche nel colon irritabile un po' di infiammazione ci può essere. Quali sono, dottoressa, quei campanelli d'allarme che mi fanno pensare che non si tratta della sindrome, ma si tratta di un morbo di Crohn piuttosto che di altre patologie di questo genere? Allora, ci sono dei campanelli d'allarme. Noi dobbiamo, come prima cosa, saper parlare con le persone e ascoltare bene quelli che sono i disturbi.
Nella sindrome del colon irritabile, come per l'appunto dicevo, è un on-off dei giorni buoni e dei giorni non buoni, e quando ci sono i giorni buoni possono essere dei giorni di assoluto benessere. Nella retocolite ulcerosa, nella malattia di Crohn, in genere quando si instaurano disturbi, questi col tempo tendono a persistere, a peggiorare. Ovviamente poi però ci sono anche dei segni che sono molto importanti, noi chiamiamo segni di allarme, che vuol dire che sono dei segni per i quali dobbiamo chiedere ulteriori approfondimenti, dobbiamo sospettare qualcosa di diverso, ad esempio un calo ponderale non voluto dalla persona, quindi una persona che non è a dieta volontaria, che inaspettatamente perde peso, piuttosto che facendo degli esami del sangue, un'anemia, il discorso dell'anemia non presente in precedenza è un discorso da approfondire, la perdita di sangue con le feci è un discorso da approfondire, quindi il primo passo è il colloquio con la persona e anche la visita della persona, perché sentire all'esame obiettivo, quindi alla visita delle masse addominali, fanno sospettare possa esserci di altro. Come passo successivo, gli esami del sangue. Sembra una cosa molto semplice, ma in medicina sono molto molto importanti gli esami del sangue, così come gli esami delle feci. Ci aiutano per l'appunto a svelare, anche con gli esami più comuni, come un emocromo, dei segni importanti, dicevo, l'anemia. Il tipo di anemia ci può far sospettare che una persona abbia delle carenze nutrizionali, di vitamine, quindi lo vediamo con un banale emocromo. C'è un esame, dobbiamo sempre fare gli esami di screening per la malattia celiaca, e questo è molto importante. C'è un esame delle feci, si chiama calprotectina fecale, che ci aiuta a capire se c'è un'infiammazione significativa a livello del colon. Quindi questi sono gli esami fondamentali, insieme anche agli indici di infiammazione per l'appunto tramite esami del sangue. Una cosa che ci tengo a dire parlando di celiachia per l'appunto è che la celiachia è una malattia che deve essere esclusa quando una persona lamenta disturbi tipici del colon irritabile. È importante escluderla perché? Perché la persona che ha disturbi tipici del colon irritabile tende a cercare la causa per l'appunto, tende a cercare il fattore trigger che scatena la sintomatologia. Uno di questi ovviamente è la dieta, quello che assume. Più dell'80% delle persone che la sindrome del colon irritabile cerca negli alimenti un'eventuale intolleranza. Cerca gli alimenti un'eventuale intolleranza. E più del 60% di queste persone limita gli alimenti con la dieta, da solo, senza consultare un nutrizionista o un dietologo. Questo è importante perché molte persone vengono in ambulatorio e tolgono il glutine dalla dieta per questo, ma prima di aver tolto il glutine dalla dieta non hanno fatto gli esami per sapere se sono affetti da malattia celiaca oppure no. E a questo punto possiamo aprire una parentesi dicendo anche che togliere il glutine senza fare degli accertamenti può essere dannoso. Non è in realtà un'indicazione. Non è un'indicazione, non è qualcosa, esatto, che possiamo fare senza un'indicazione medica, cioè nel senso, esatto, senza sapere che realmente abbiamo questa problematica. Esatto, anche perché il problema è che il glutine è comunque una molecola abbastanza complessa da digerire, non è dannosa in una persona che non è celiaca, però è complessa da digerire, quindi togliendo il glutine tutte le persone sentono digerire leggermente meglio, anche se, ripeto, anche se al di fuori della celiachia questo non danneggia l'organismo. Una volta che una persona giunge alla mia attenzione, è importante per me sapere se una persona è affetta a celiachia oppure no, ma l'unico modo è reintrodurre il glutine nella dieta. Una persona che l'ha tolta difficilmente riuscirà a reintrodurre il glutine nella dieta, quindi rimane il grosso dubbio se questa persona sia celiaca oppure no, e questo è un dubbio importante perché se una persona è celiaca il glutine lo deve togliere radicalmente per sempre dalla dieta, da qualsiasi contaminante. Se una persona non è celiaca e lo vuole togliere perché sente digerire meglio, quella volta può anche assumerlo senza avere poi conseguenze. Quindi avere una diagnosi di celiachia è molto importante, quindi prima di togliere il glutine dalla dieta è molto importante fare gli esami per essere sicuri di non essere affetti da questa malattia. Ci sono anche degli altri esami che possono variare e quindi
questi possono essere degli indicatori. Ha parlato ad esempio di calprotectina, esatto, piuttosto che altri esami. In che modo devono essere valutati per portarci a pensare ad una malattia piuttosto che ad un'altra? Allora sì, devono essere valutati un po' in base al contesto. Ad esempio, un grosso capitolo è quello delle infezioni intestinali. Tipicamente una infezione intestinale ha dei sintomi tali per cui il sospetto è abbastanza semplice, una diarrea improvvisa, una diarrea molto importante che dura da alcuni giorni, però ci possono essere dei casi, ad esempio, un pochettino più subdoli, ad esempio le parassitosi. Quindi devono essere sospettate le parassitosi. Non facciamo però l'esame parassitologico a tappeto tutti, ma il tutto deve essere contestualizzato in base all'area geografica che in cui una persona abita, in base ai viaggi che eventualmente ha fatto, in base al tipo di alimenti che consuma. Quindi questo deve essere contestualizzato, piuttosto che il sospetto di altre malattie come malattie di Crohn, retocolite ulcerosa. Se sospetto queste malattie in base alla storia clinica del paziente, in base all'esito degli esami del sangue, allora dovrò approfondire facendo ulteriori accertamenti, un'ecografia dell'addome con valutazione delle ansie intestinali, piuttosto che esami di secondo livello, esami endoscopici. Quindi da un primo approccio, sempre la cosa più importante è l'anamnesi, che vuol dire dal nostro punto di vista la raccolta della storia clinica della persona, con i sintomi e disturbi che ha, gli esami ematici, e in base a quello, in base a quell'esito di questi accertamenti e della storia clinica, poi valutare come proseguire l'iter. L'iter va comunque proseguito, anche in chi ha un disturbo da colonia irritabile, c'è un iter da seguire, perché per l'appunto quello che dicevo prima, che la persona si sente forse un po' abbandonata perché gli viene detto: guarda, per fortuna i tuoi esami sono tutti normali, non c'è un'altra patologia, prova con questa terapia, se va bene il paziente è soddisfatto, però è difficile che con la terapia vada subito bene, proprio perché la sindrome del colon irritabile ha alla base anche un difetto di come si muove il tratto gastrointestinale. Probabilmente questa alterazione del come si muove il tratto gastrointestinale dura da anni. È difficile quindi che immediatamente una terapia riesca a riportare alla normalità questo. Quindi anche la persona con la sindrome del colon irritabile poi nel tempo va comunque rivista per sentire come risponde la terapia, come stanno andando le cose per l'appunto. A volte appunto si legge magari alcune volte, magari quando si leggono alcuni articoli, magari che trovare una terapia adatta per certe problematiche non è semplice, quindi bisogna ascoltare le esigenze del paziente, in che modo vive la sua vita, insomma tante situazioni, immagino che sia anche questa, sì, faccia parte anche questa di una diagnosi. Ma immaginiamoci un percorso: una persona viene da lei con questi problemi, capisce che insomma la sua quotidianità inizia a essere difficile. Che cosa suggerisce? Cioè, come comportarci? Quali sono gli step da seguire, parlando sempre appunto di questi sintomi? Allora, è molto importante che una persona capisca che la terapia parte da se stesso e dallo stile di vita. Quindi, lo primo stile, ci sono delle semplici regole che però sono molto molto importanti in questa malattia. Una delle prime regole è quella di cercare, compatibilmente con le abitudini di vita di una persona comunque, di avere dei pasti più o meno nella stessa fascia oraria. Questo perché il pasto è uno stimolo al tratto gastrointestinale a muoversi, è un comando al tratto gastrointestinale, alla sua motilità. Quindi se noi questo comando lo diamo a intervalli regolari, anche l'intestino avrà più probabilità di muoversi in maniera regolare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è di evitare comunque di far passare tante ore di digiuno in cui l'intestino resta per l'appunto senza questo stimolo, quindi, ma di avere tre pasti per quanto possibile ad orari più o meno concordanti, con degli spuntini almeno a metà mattina, a metà pomeriggio, perché sono tutti stimoli che facilitano la regolarità del tratto gastrointestinale.
L'altra cosa è l'esercizio fisico. L'esercizio fisico senza bisogno di iscriversi per forza in palestra, però un esercizio fisico aiuta in questa malattia. In chi poi è una variante estitica di malattia, è molto importante cercare di scaricarsi dopo aver fatto colazione, quindi ritagliarsi il tempo per magari svegliarsi anche quei 10 minuti prima al mattino, però fare colazione e poi provare a scaricarsi, quindi dare il tempo al proprio intestino di poter lavorare. L'altro argomento molto importante, l'altro capitolo molto importante è quello della dieta, della scelta degli alimenti. Noi abbiamo la fortuna di vivere in Italia e da sempre abbiamo la dieta mediterranea, che è anche patrimonio UNESCO, che è la dieta che è stata stabilita come essere la dieta migliore. È una dieta quindi sana che deve essere seguita. Chi ha questo disturbo entra, per l'appunto, come dicevo prima, un po' nel gioco del cominciare a togliere gli alimenti per la paura che alcuni alimenti possano scatenare il tutto. Beh, comunque ci sono alcuni accorgimenti da seguire, ad esempio cercare di evitare i cibi, gli alimenti conservati. Perché? Perché contengono spesso degli amidi che possono essere dei fattori trigger, perché sono degli amidi che non vengono, passano indenni l'intestino tenue e arrivano direttamente nel colon, dove possono dare disturbi proprio perché arrivano indigeriti. Ci possono essere degli alimenti, come gli alimenti zuccherati oppure altri alimenti, che fermentano di più a livello intestinale. Qua c'è un grosso capitolo, che è quello di una dieta che si chiama basso contenuto di FODMAPs, che sono FODMAPs è un acronimo per monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, che sono fermentabili a livello del colon. Quali sono questi alimenti? Sono contenuti per la maggior parte in alimenti dolcificati piuttosto che conservati, piuttosto che in alcuni carboidrati, piuttosto che legumi. In realtà questi alimenti, è stata creata una dieta apposta perché la sindrome del colon irritabile ha basso contenuto di questi FODMAPs. Non è consigliata questa dieta perché non è consigliata a lungo termine, può essere consigliata a breve termine perché riduce la fermentazione di questi alimenti a livello del colon, quindi riduce la sintomatologia in chi ha una ipersensibilità viscerale, quindi diciamo noi, cioè in chi ha un intestino più sensibile, riduce la fermentazione e quindi aiuta un po' a migliorare i sintomi. Questo però deve essere solamente un ponte, non può essere una dieta che rimane stabilmente, ma deve essere un ponte per cui una persona comincia seguendo questa dieta, ma poi gradualmente, in tempi non troppo lunghi, reintroduce gli alimenti e segue poi una dieta varia. Questo perché è stato visto che questa dieta a bassi contenuti di FODMAPs può modificare la flora batterica intestinale e comunque toglie dei nutrienti che sono molto importanti. Quindi va bene una dieta se ci aiuta a stare meglio, però deve essere una cosa temporanea, perché poi la dieta deve essere varia, piuttosto essere seguita da un nutrizionista che in base ai nostri disturbi ci può indirizzare verso la scelta di alcuni alimenti piuttosto che altri, ma sempre con una dieta varia che abbia tutti gli alimenti al proprio interno. Per quanto riguarda invece le terapie, oltre a questo appunto, esistono delle terapie terapie parliamo? Allora, esistono delle terapie, sono di varia tipologia. Nella sindrome del colon irritabile la terapia deve seguire quelle che sono la cura di quelli che sono i disturbi principali della persona. Quindi se una persona ha come componente prevalente quella dei crampi addominali, del dolore addominali, avremo cura a base di antispastici intestinali. Piuttosto che ci sono dei farmaci molto efficaci per la cura del colon irritabile a variante estitica, piuttosto che l'equivalente della variante diarroica. Questo però, i farmaci per l'appunto devono essere associati assolutamente anche allo stile di vita. In genere si possono avere combinazioni di più farmaci per determinati periodi di tempo, sempre poi a scalare, cercando di lasciare poi
il modo che la persona possa avere una propria normalità nella quotidianità, potendo poi eventualmente dopo un primo ciclo assumere le terapie al bisogno, cioè nel momento in cui sente che comunque il disturbo può tornare. Quindi parte della terapia è anche sapersi conoscere. Assolutamente, ma le persone che hanno questa malattia poi imparano a saper riconoscere i disturbi. Forse devono essere ben seguiti, instradati e poi pian piano esatto. avere fiducia un po' di chi ti accompagna esatto. proprio per avere questa conoscenza di se stessi e del disturbo. Assolutamente, poi c'è anche un grosso capitolo di questa malattia. Se una persona non risponde a queste terapie sintomatiche, c'è il capitolo della terapia psicologica e psichiatrica, cioè si è visto che per l'appunto per quello che dicevo all'inizio, che questo disordine della comunicazione tra intestino e cervello, cioè al cervello arrivano dei segnali esagerati come intensità, possiamo dire dal punto di vista gastrointestinale, alcuni farmaci, è stato visto come alcuni antidepressivi, vengono utilizzati ma non a scopo antidepressivo, ma perché riescono a modulare questo segnale. Così come sono anche molto efficaci alcune terapie psicologiche, terapie cognitivo-comportamentali. Quindi si va nell'ambito di questa malattia, la cura va comunque a step. Quindi si parte con gli stili di vita, si associa agli eventuali farmaci e come ultimo ci sono anche questi presidi terapeutici di tipo psicologico. Abbiamo parlato della terapia, della cura, del riconoscimento, ma per arrivare al riconoscimento abbiamo detto ci sono una serie di step, di indagini che dobbiamo fare. In che modo ci si può comportare? Nel senso che lei cosa suggerisce? Ho questo problema, non ce la faccio più a gestirlo, vado dallo specialista, dal gastroenterologo, magari prima dal medico di medicina generale che mi manderà da uno specialista. Da lì che tipo di iter devo seguire? Perché abbiamo detto l'esame in sangue, ma magari è giusto elencare proprio quali sono i primi step e poi via via vedendo il risultato dove si poi può arrivare. Allora, e quando una persona comincia a lamentare questi disturbi, il primo interlocutore sempre deve essere il medico di medicina generale che conosce bene la persona, conosce bene il contesto. Quindi il medico di medicina generale può o gestire in prima persona, quindi effettuando gli esami del sangue, gli esami delle feci che dicevo prima, e valutare poi eventualmente la risposta a eventualmente degli esami o di un primo approccio di terapia, oppure può inviare direttamente allo specialista. L'approccio migliore ovviamente è quello sempre della gestione da parte del medico di medicina generale, anche perché il fatto di inviare direttamente allo specialista può creare ansia e preoccupazione in una persona che si preoccupa e dice non sta già bene perché dei disturbi, allora forse sono grave. Quindi il medico in medicina generale lo vedo in prima battuta per l'appunto come primi esami di screening e di una impostazione di prima battuta della terapia. Nel caso in cui una persona non risponda alla terapia, allora ovviamente se ci fosse qualcosa che non va agli esami ematici, comunque nel caso in cui non risponda alla terapia, allora è giusto l'invio al gastroenterologo. Il gastroenterologo che cosa deve fare? Rivaluta la situazione per l'appunto, conferma eventualmente la diagnosi posta al medico di medicina generale e instaura poi un rapporto di fiducia col paziente, che in questo caso è fondamentale. Quindi deve educare agli stili di vita, deve proporre una terapia e poi deve rivedere la persona. La persona deve essere rivista non in tempi troppo stretti, nel senso che anche bisogna lasciare il tempo che queste terapie funzionino. Quindi tempi troppo stretti, spesso le terapie non hanno avuto il tempo ancora di modulare la sintomatologia, perché come dicevo sono meccanismi di base che causano questa malattia che probabilmente sono presenti da anni prima che si sviluppi la malattia. Quindi ci vuole un po' di tempo perché la malattia si manifesti, quindi qualche mese ci vuole, però è importante che poi la persona venga anche rivista,
perché ci vuole un feedback, bisogna vedere come sta la persona, bisogna vedere se la terapia ha funzionato piuttosto che no, e poi portare avanti il discorso che dicevo prima, quindi andare avanti eventualmente con le terapie a step fino a che la persona non sta bene. Quando preoccuparsi, cioè quando iniziare a dire c'è qualcosa che davvero non va, anche spostandoci proprio dalla problematica che stiamo trattando, cioè quando dire sì, devo proprio andare? Sì, allora quando c'è qualcosa che proprio non va, allora se parliamo di sindrome del colon irritabile, l'abbiamo diagnosticata in primis quando si vede che comunque la terapia non funziona e che la propria socialità, anziché aumentare, viene continuamente ridotta. Questo comunque è una cosa importante perché, come dicevamo prima, è una spirale che poi è difficile da interrompere. Questo per quanto riguarda la malattia, quindi il mancato miglioramento, ma soprattutto il peggioramento dei disturbi e la limitazione della socialità. Questo è una indicazione ad una visita, ad una valutazione anticipata. Poi lo specialista gastroenterologo può avvalersi anche dell'aiuto di altre figure, per l'appunto, come dicevo prima, la terapia psicologica è molto importante, piuttosto che altri farmaci. Proprio certe volte i pazienti, quando dico guardi che per me varrebbe la pena che facesse anche una visita specialistica psichiatrica, si spaventano e tendono un pochettino a arretrarsi, perché dicono lei pensa che io abbia dei problemi di ordine psichiatrico. Non è assolutamente quello il problema, ma come dicevo prima ci sono dei farmaci gestiti dagli psichiatri che modulano la sensibilità viscerale, quindi se una persona non risponde a terapie di mera competenza gastroenterologica, allora ci possiamo avvalere anche di queste figure. Quindi una persona deve tornare al gastroenterologo in questo contesto, oppure ovviamente la persona deve tornare al gastroenterologo se nota altri segni che non vanno bene. Ad esempio, la persona si tiene pesata, vede che sta calando di peso, questo assolutamente è un segno che deve essere approfondito. Quando parliamo di calo di peso, cosa si intende e quando può essere un campanello d'allarme? Cioè, che valutazione diamo a quel calo di peso? Allora, calo di peso è sempre un segno di allarme. E, ovviamente non c'è una quantità di calo di peso, non c'è un'entità, un numero che posso dirle, ma è una cosa progressiva. La prima cosa è con calo di peso non voluto dalla persona, quindi una persona che è a dieta volontaria, piuttosto che sta passando un periodo molto impegnativo, stressante, lavorativo, piuttosto che familiare, e si accorge che si alimenta di meno per questo stress, allora quello non ci preoccupa più di tanto. Ma la persona che invece valuta, che mangia come usualmente ha sempre mangiato e che comincia progressivamente a perdere il peso, cioè quello che ci spaventa è il fatto che comincia questa perdita di peso e quella prosegue. Non è la perdita di peso, ho perso 3 kg in un mese, poi il mese successivo però mi sono stabilizzato, ho ripreso un chilo, no. È il calo di peso che è progressivo. Allora quello deve sempre essere indagato dal punto di vista medico, perché può sottendere malattie gastroenterologiche, ma anche di altro ordine, come ad esempio problemi di tiroide o di altro tipo. Quindi il calo di peso che è progressivo, che comincia a manifestarsi in assenza di variazioni nella propria dieta e che da lì prosegue. Anche quando parliamo di stanchezza, una stanchezza immotivata magari può essere anche quello un... Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. La stanchezza è un sintomo molto generico purtroppo, perché è molto frequente, e sotto una stanchezza le motivazioni causa di stanchezza possono essere davvero... Perché può essere fisica o psicologica. O psicologica, quindi la stanchezza... Però assolutamente alcuni accertamenti vanno fatti. Molto frequentemente le persone stanche, fatto un banale esame del sangue, l'emocromo, si trova che siano anemiche. Quindi questo ad esempio è una causa che deve essere approfondita. Poi il tutto deve essere sempre contestualizzato
alla persona, quindi per quello che dico, il primo approccio è sempre il medico di medicina generale, perché quello che conosce meglio la storia clinica e personale di una persona e quindi sa valutare, sa dare un peso a tutto quanto. Però comunque la stanchezza è un sintomo purtroppo specifico, ma che se riferito comunque a alcuni accertamenti va sempre la pena di farli. Lei prima ha aperto una parentesi importante, quella che riguarda le scelte che riguardano i cibi, il fatto che a volte siamo pronti ad eliminarli senza giusta causa e pensiamo che alcuni cibi sono dannosi fino a se stessi, in realtà poi capiamo che è l'equilibrio l'arma vincente, no? E quindi anche magari non eliminare tutto oppure non mangiare troppo di tutto. Si apre anche un'altra parentesi, che è l'intolleranza alimentare. Effettivamente esiste l'intolleranza alimentare? Cosa significa essere intolleranti? Che differenza c'è tra intolleranza e allergia? Anzi, faccio un passettino indietro. Cibi e disturbi. Può essere che semplicemente un cibo a noi continui a dar fastidio anche se immotivato dagli esami? Allora, sì. Che questo può riguardare stomaco e intestino, sì. Allora, prima di tutto, le intolleranze alimentari esistono e sono due, e sono intolleranza al glutine, che è la celiachia, oppure la ipersensibilità al glutine, oppure l'intolleranza al lattosio. Che anche questo è importante sottolinearlo, perché a volte fa sorridere, ma senti dire ho l'intolleranza al pomodoro, l'intolleranza al carciofo, l'intolleranza adesso a tantissimi alimenti. In realtà vogliamo spiegare. Queste sono le due vere intolleranze. Tenga presente che l'intolleranza al lattosio è presente in più del 60% della popolazione, quindi è molto frequente. Queste sono le due vere intolleranze, quindi quella al lattosio e quella al glutine. Poi c'è il grosso capitolo delle allergie alimentari, competenza dell'allergologo. Ad esempio, una persona che mangia la fragola, dopo aver ingerito la fragola, sviluppa gonfiore diffuso, rash cutaneo, quant'altro. Quello è l'allergia alimentare e non ci sono dubbi quando compare tipicamente. Poi c'è il discorso invece molto frequente delle intolleranze alimentari, che per l'appunto nell'ambito della sindrome del colon irritabile è un discorso che torna molto, perché la persona nel continuare a non star bene cerca di capire come può evitare di stare male. Certo. E quindi correla molto in base a quello che ha mangiato. Quindi molto spesso mi viene riferito sono intollerante a questi alimenti. In realtà non è una vera intolleranza, ma sono i meccanismi scatenati da quell'alimento. Ad esempio, se noi mangiamo degli alimenti col sorbitolo, il sorbitolo ha un effetto osmotico, quindi facilmente mi causerà dopo diarrea. Spessissimo ci viene riferito, ho mangiato la pizza e sono stato malissimo, però il problema non è la pizza di per sé, è il lievito. A me ad esempio capitava con la pizza e magari con pane no. Esatto. Però qui è come tanti... il lievito, la tipologia del lievito, piuttosto che il caffè o il tè, perché contengono teina e caffeina che hanno uno stimolo motorio sulla motilità del tratto gastrointestinale. Quindi una persona non è intollerante al caffè, ma il caffè causa un aumento della motilità intestinale. Poi, come in tutte le cose, la suscettibilità di una persona è diversa da una persona con l'altra. Quindi ci sono persone in cui questi meccanismi, questi effetti si manifestano di più rispetto che ad altre, sono più suscettibili a questo. Però non è un'intolleranza a questo, ma è proprio l'effetto tipico di questi determinati alimenti. Altro capitolo, quello che riguarda il sangue nelle feci, a volte evidente, altre volte no. Quando è evidente, il primo pensiero possono essere le emorroidi, come tanti altri pensieri che una persona può fare. In questo caso, come ci si deve comportare? Allora, presenza del sangue nelle feci, se presente visivamente, non è mai una bella sensazione vederlo, perché desta subito una grandissima preoccupazione. Può essere presente perché lo vediamo noi nelle feci, o può essere presente perché ci viene data indicazione a fare la ricerca del sangue nelle feci, quindi noi non lo vediamo, ma viene visto al laboratorio analisi.
Le cause possono essere diverse e numerose anche in questo caso. La causa in assoluto più frequente, per fortuna, è il sanguinamento da parte delle emorroidi. Quando ci insospettisce, ci pensiamo che possa essere quello, magari perché la persona tendenzialmente estitica ci dice sì, il sangue compare, magari quando mi sono scaricato con feci un pochettino più formate, quindi c'è stato un po' un traumatismo. Tenuto presente che questi sono pensieri che possono essere fatti, perché la presenza del sangue nelle feci è un segno che va sempre approfondito, va sempre approfondito. Sia che sia visto macroscopicamente dalla persona, sia che invece vi sia trovato con l'esame di laboratorio. E qui non ci sono tante scelte, perché l'esame da fare è la colonscopia in questo caso. In Italia comunque è attivo da anni lo screening per il cancro del colon retto. Tenga presente che il cancro del colon retto è la seconda patologia tumorale in Italia, nel nostro paese, 50.000 casi all'anno, sono tantissimi. Questo screening coinvolge tutte le persone dai 50 ai 74 anni, quindi ogni 2 anni viene chiesta la raccolta del sangue, la raccolta delle feci, viene effettuata la ricerca del sangue occulto nelle feci, e questa è una strategia di cura pubblica molto efficace perché per l'appunto si cerca tramite lo screening al senso di trovare una persona malata quando ancora questa persona non sa di essere malata. Tra l'altro io non so i numeri, ma so che questa indagine, questo screening è molto importante proprio perché ha permesso una diagnosi precoce in molti casi, e questo quindi il tempo, diciamo, gioca un ruolo fondamentale e ha permesso di intervenire su alcune patologie in modo molto più immediato. Sì, assolutamente. Tenga presente che su 100 persone che allora, purtroppo c'è da dire che meno del 50% delle persone invitate a effettuare lo screening aderisce allo screening, e questo è un problema perché... Ma vengono, a questo punto le chiedo, ma vengono coinvolte tutte le persone in questa fascia d'età? Vengono coinvolte dalla regione? In che modo vengono coinvolte? Ricevono una comunicazione a domicilio. Perché spesso ci sono anche persone magari che non lo sanno, oppure lei dice che è proprio una non adesione. È una non adesione perché viene recapitato a domicilio. Dai 50 abbiamo detto i 74 anni. Viene recapitata direttamente a domicilio, quindi se anche queste persone stanno bene in salute e non hanno necessità di recarsi al proprio medico di medicina generale, comunque ricevono a domicilio l'invito. Quindi purtroppo in questi casi non ho un'adesione, poi bisogna vedere il perché delle non adesioni. Magari una persona ha già una patologia intestinale diagnosticata, una rettocolite ulcerosa, sa che può sanguinare per quello, ha già un percorso instaurato e quindi non aderisce per quel motivo. Purtroppo però il 50% come casistica è un po' altino. Appunto invece abbiamo capito che è uno strumento importantissimo, non invasivo. Assolutamente. È molto importante. Molto importante anche perché su 100 persone che consegnano il proprio campione di feci, in media 4 hanno un sangue occulto positivo. Quindi queste 4 persone dovranno effettuare la colonscopia, e su 100 persone che a loro volta fanno la colonscopia, in media in 3 viene diagnosticato un tumore del colon retto, in 14 viene diagnosticato un adenoma avanzato, quindi un quasi tumore, e in 25 un adenoma in fase iniziale. Quindi è un intervento terapeutico molto importante, per l'appunto, perché identificare una malattia in fase precoce vuol dire aumentare notevolmente il potere curativo di quella malattia in maniera definitiva, piuttosto che identificarlo quando purtroppo ha già dato segni e sintomi. Anche perché quando i segni e sintomi si fanno sentire diciamo con più prepotenza, magari è già troppo tardi. Intendo dire che l'intervento chirurgico piuttosto che terapeutico deve essere molto più aggressivo che rispetto magari trovarlo in una fase o addirittura escludere totalmente, perché magari appunto parte di questo sanguinamento è del tutto benigno e quindi ci porta poi ad altre riflessioni. Esatto, assolutamente sì, sempre in ambito di medicina trovare determinate lesioni precocemente
permette anche di ampliare le possibilità di cura sia in ambito di scelta della cura sia in ambito soprattutto di risposta alla cura stessa. E in questo caso è molto semplice aderire allo screening, perché per l'appunto basta consegnare un campione di feci in farmacia, quindi non viene richiesto nulla di particolare se non che la raccolta delle feci, e la raccolta in farmacia la trovo una raccolta anche molto comoda per l'appunto. Tra l'altro, appunto, comodità e uno step intermedio prima di arrivare a un'indagine un pochino più, esatto, più importante, più invasiva. Ecco. Assolutamente. Efficace, lo abbiamo detto. Un campione di feci. È un campione di feci. Viene consegnato un campione di feci, viene fatto in media ogni 2 anni. Questo è per la popolazione generale, mentre invece nelle persone che hanno una storia familiare di tumore al colon, lo screening deve partire prima dei 50 anni, cioè nel senso deve partire da linea guida 10 anni prima dell'età in cui è stata diagnosticata la malattia nel familiare. Quindi in quei casi si partirà direttamente con la colonscopia fatta senza fare il sangue occulto nelle feci, direttamente con la colonscopia fatta 10 anni prima, e poi lì a intervalli regolari a seconda di quello che viene riscontrato. Quando parliamo di prevenzione in generale, appunto abbiamo detto dai 50 ai 74 viene proposto questo screening, un campione di feci. Perché a volte, dottoressa, si suggeriscono 3 campioni di feci? Perché magari può essere un'indagine un pochino più, che ci mette più tranquillità. Sì, allora 3 campioni di feci, usualmente quando una persona viene in ambulatorio, usualmente noi ne chiediamo 3, perché aumenta il potere diagnostico ovviamente rispetto ad uno. Nell'ambito dello screening si trova di difficile esecuzione la consegna di 3 campioni di feci, e quindi ci si accontenta di uno. Normalmente sarebbe preferibile avere i 3 campioni, perché per l'appunto se c'è qualche cosa che non va si aumenta la probabilità che questo venga identificato. Ripetere magari in modo con cadenza annuale il campione, 3 campioni di feci, magari anche un pochino al di sotto dei 50 anni se si è seguiti da una dottoressa piuttosto, sì, che dallo specialista, dal dottore, può metterci ancora più tranquillità, magari può essere un'accortezza in più. Tra l'altro il costo non è così eccessivo, assolutamente. Non è invasivo, quindi può essere un'indicazione interessante, utile. Assolutamente, è uno strumento medico per l'appunto semplice, molto importante, e che ha come come controparte l'identificazione di una malattia molto grave, quindi assolutamente sì. Prevenzione, abbiamo detto appunto 50-74 anni, campione di feci ogni 2 anni, oppure una volta all'anno se siamo molto bravi e attenti. Bravissimi. La colonscopia, lei dice, se c'è una familiarità, per familiarità si intende genitori e nonni? Familiari fratelli, primo grado, anche fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, esatto. E genitori, primo, esatto, grado. Oppure, esatto. Tutti i tumori che riguardano il colon retto hanno come, diciamo, come fattore di rischio, come causa la familiarità, oppure ce ne sono alcuni che non c'entra niente con la familiarità? Alcuni poi non c'entrano, esatto, cioè, è un capitolo molto... tutta una puntata, sì, per questo. Esatto, allora sì, quello della familiarità è un grosso capitolo, c'è anche un disturbo, un disordine, si chiama poliposi familiare, molto raro ma presente, in cui c'è anche un'analisi genetica che può essere effettuata, però questi sono casi molto particolari, c'è un ambulatorio specializzato dedito a questo per l'appunto, in cui si fa questa analisi genetica. Però ci sono altre cause di tumore del colon retto che sono quelle che noi definiamo ambientali. Cosa vuol dire? Che non le abbiamo ereditate, non è genetica, ma vengono dagli stili di vita. Su questo punto di vista l'alimentazione la fa da padrona, perché un'alimentazione molto ricca di dolci, molto ricca di alimenti come patatine fritte, piuttosto che alimenti, assumere molto frequentemente carne rossa, piuttosto che l'alcol, aumentano il rischio di carcinoma al colon retto.
colonscopia indicata appunto per chi ha familiarità 10 anni prima dall'evento della, sì, del parente, insomma, della mamma, papà del parente stretto. E se non ci fosse familiarità, facciamo questi screening, sono sempre negativi? È consigliata una volta ogni tanto la colonscopia? No. Oppure assolutamente no? No, assolutamente no. Quindi solo nel caso di o problematiche o riscontro, allora, di sangue o familiarità? In realtà non è indicata ogni tanto, sarebbe buona cosa dopo 50 anni una colonoscopia farla. Quello sarebbe. Quindi se quella colonoscopia fosse negativa, non ci sono problematiche, sangue occulto sempre negativo, ci siamo assolutamente contenti, sì, non serve ripetere la colonoscopia. Anche non perché serve. La colonoscopia non è solo una... non serve solo per diagnosi, ma eventualmente può essere trattato anche il polipo, sì, che viene trovato. Assolutamente, piuttosto sì, che... è anche terapeutica per l'appunto, però se per l'appunto noi abbiamo fatto tutti i nostri screening, non abbiamo familiarità, ne abbiamo fatto uno per 50 anni e tutto è andato bene, ma continuiamo a tenere monitorato il sangue occulto nelle feci e basta. Se non c'è teniamo bisogno... sempre, l'ultima domanda, poi chiudiamo, no. Se teniamo sempre monitorato il tutto, sempre tutto negativo, facciamo appunto una volta all'anno al posto che una volta ogni 2 anni, abbiamo familiarità, ma la nostra colonscopia è negativa, devo ripeterla o la tengo ripetuta ogni 5 anni, oppure vale la stessa regola? Allora, quindi abbiamo detto non familiarità, sì, tutto negativo, sì. Una dopo i 50 anni, con sì. Familiarità? Con familiarità basta, nel senso anche con familiarità, comunque. Con familiarità comunque, nel senso si fa quella, viene mantenuta con la familiarità ogni tot anni in realtà, non è come senza la familiarità, con familiarità ogni tot anni viene mantenuta, dipende da quello che si trova con la prima colonscopia, a seconda che si trovi qualcosa oppure no, sarà, c'è una tempistica differente, a seconda, magari maggior parte dei casi ci sono dei polipi benigni, però a seconda del tipo di polipo benigno si fa comunque un controllo. Quindi nel a tempo. Seguito della se c'è familiarità cambia il discorso, sì. E serve una valutazione appunto del gastroenterologo che ci indirizzerà, esatto, ci indirizzerà sulle tempistiche e sulle, esatto, procedure. Assolutamente. Siamo davvero in chiusura di questa prima parte di Mattina in Salute, io la ringrazio tanto, dottoressa. Grazie mille a lei. L'aspetto grazie presto a voi, perché grazie. Abbiamo anticipato prima di iniziare che parleremo di reflusso, sì, molto quindi volentieri. In una prossima puntata. Grazie. Perfetto, ancora. Perfetto, grazie mille a voi. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante, ci vediamo per la seconda parte di Mattina in Salute.